E parliamo della preghiera. Dice San Tommaso che la preghiera è connaturale all'uomo. Connaturale vuol dire che è la funzione che più gli si addice. E perché? Per quello che abbiamo visto prima, circa la gerarchia degli esseri, la gerarchia dell'essere. Sappiamo che l'uomo ha tre livelli di essere visibili, uno invisibile, che sarebbero, ripetendo perché è repetita Juvent, il livello della materia, quello della vita, quello dei sensi e delle passioni, fino a dove è in comunione, diciamo, con gli animali. Poi viene la mente e la volontà, che gli appartengono esclusivamente, ma in cima di questi viene la grazia. E la grazia è la vita divina comunicata all'uomo con il battesimo prima e con il mantenimento dello stato di grazia dopo. Quindi questa è la definizione stato di grazia. Grazia è vita divina, è la vita di Dio stesso dentro dell'uomo. Questa è la grazia. E lo Spirito Santo che entra a far parte del suo stato, dello spirito dell'uomo col battesimo. Il battesimo non è che un seme di santità che si chiama grazia messo nell'anima dell'uomo al battesimo. E se questo seme lo si coltiva, il che vuol dire lo si fa respirare, nutrire, coltivare, proteggere, crescere, cresce in un albero immenso, che è l'albero di santità. Ma cos'è la santità? Cos'è la santità? Santità è lo stato finale dell'uomo, cioè il godere della presenza di Dio nell'altra vita. Ecco perché chi viene canonizzato santo semplicemente è un certificato di essere arrivato alla meta. È certificato che quella persona è arrivata alla meta, cioè è santo. Santo è in comunione verso Dio. Quindi ciascuno di noi dovrebbe fare un percorso di santità. Esatto. Ora, la santità non si attiene qui sulla terra, cioè c'è sempre il pericolo di interrompere il processo, di scappare via, di perderlo in una maniera o in un'altra. Si perde sempre per il peccato, ma qui sulla terra non ci sono santi, ci sono asceti, cioè gente che tende di salire, rocciatori, diciamoli, rocciatori verso la cima della santità, ognuno dei quali prende una via diversa, usa una tecnica diversa, avrà possibilità diverse, perché non tutti siamo uguali. Il tentare di classificare e di fare dell'ascesi e della mistica dei manuali, come se fossero manuali di istruzione per usare certi aggeggi, è un errore fondamentalmente, perché non serve per molte persone. Ognuno va nella maniera sua, e quando si prega, quando si fa orazione, si eleva la mente a Dio, e la mente e il cuore a Dio, nella maniera che più conviene in quel momento a quella persona e con quelle caratteristiche. Ma che vuol dire? Ognuno fa di testa sua? Certo. Ma di testa sua, però, aspetta. Di testa sua, però, sennò... elevando la mente e il cuore a Dio. Ora, questo non vuol dire parlare a Dio con parole o paroloni o discorsi strani e complicati, no. La tecnica la sappiamo dalla Bibbia, dal primo libro di Samuele. C'è la storia del ragazzo Samuele che si sente chiamare durante la notte. Samuele, Samuele. E crede che sia il vecchio prete che lo chiama, il vecchio sacerdote. Va da lui, dice, mi hai chiamato? No, torna al tuo giaciglio e torna. Seconda volta, Samuele, Samuele, lo stesso. Va, non era il vecchio, torna. Terza volta, lo stesso. Però stavolta il vecchio capisce. E gli dice, se senti quella voce chiamarti di nuovo, non venire qui, di. Parla Signore e il tuo servo ti ascolta. Questa è la preghiera. La preghiera non è tanto parlare con Dio, quanto far parlare Dio al nostro cuore, alla nostra mente e alla nostra volontà, e farci capire praticamente tutto quello di cui abbiamo bisogno di capire, specialmente le cose spirituali. Ma la preghiera aiuta anche a capire le cose materiali. Chi prega progredisce negli studi accademici, universitari, liceali, quello che sia, ha una velocità 5 volte superiore, è una cifra per dire, ma molto superiore a quella di chi lo fa senza l'aiuto della grazia.
Ragazzi, su, a non... Scusa, Silvano, ma sulla base di che cosa fai queste affermazioni? Esperienza, vita di santi, storia, autobiografie. Cioè, queste sono, è tutta vita vissuta, questa non si trova nei libri, la si vede, la sperimenta. Questo miglioramento, questo è costante. Per esempio, vediamo, San Tommaso visse 50 anni. Il volume di libri che scrisse è incredibile. Come si fa in 50 anni a scrivere tutto quello? E guarda com'è il metodo di San Tommaso. Ci fu una volta in cui un chierico di Parigi, un certo Guillaume de Saint-Amour, aveva scritto un libro critico dell'ordine domenicano, che andava diretto al Papa e ai cardinali, alla gerarchia della Chiesa, per liberarsi di quest'ordine pestifero di frati mendicanti che erano i domenicani e che non avevano nessuna qualifica per lavorare o per insegnare nell'università di Parigi. Questo Saint-Amour non era religioso, era o secolare o diocesano, se non ricordo. Comunque, aveva scritto questo libro. Questo libro aveva circolato. Si ricordi che in quegli anni i libri non erano stampati come dopo due secoli con Gutenberg, non c'era ancora la stampa. Quindi era un libro scritto a mano e chissà, copiato da quanti, non un libro che circolava. Ebbene, la notizia poi arrivò al generale dei Domenicani, non mi ricordo chi fosse, e San Tommaso fu richiesto di andare a Parigi a difendere la tesi, a difendere l'ordine domenicano davanti all'accusa di Saint-Amour. E lui andò, prese l'asinello, che era il mezzo di trasporto di allora, e non so dopo quante settimane arriva a Parigi. E trova una commissione di cardinali disposti a sentirlo e riceve il libro e gli danno 24 ore di tempo per esaminarlo e per prepararsi alla difesa. E che fa Tommaso? Divide il periodo di 24 ore in tre. Le prime 8 ore le passa davanti al Santissimo Sacramento, pregando. Le seconde 8 ore legge il libro. Le terze 8 ore va a letto e dorme. L'indomani fece la difesa davanti alla commissione dei cardinali ed effettivamente questi gli diedero ragione e condannarono la tesi di Saint-Amour. Ecco come il metodo di studio, diciamo, di San Tommaso. Era questo. Prima la preghiera, poi l'esame, lo studio e poi il riposo. Ora, è possibile fare lo stesso oggi? È possibile con un piano di vita. Un piano di vita che mette l'orazione al posto privilegiato della giornata. Meglio due sessioni, una mattina e una alla sera, ma devono essere minuti esclusivamente dedicati a quel colloquio, senza fare altro. Se si fa così, tutto il resto della giornata, qualunque cosa essa sia, qualunque occupazione uno abbia, qualunque anche hobby o intrattenimento o sport uno faccia, vengono trasformati in preghiera. Preghiera non, naturalmente non deliberata e diretta, ma indiretta, ma grazie a quei minuti spesi parlando con Dio, è estremamente efficace. Ora, con chi si parla? Nelle tradizioni non cristiane Dio è un misterioso, neanche un personaggio, una misteriosa entità, e non si sa che cosa sia, dove sia, nel cielo, poi se esiste o non esiste, che nome abbia. Perché? Perché non hanno l'incarnazione. Col mistero e dogma dell'incarnazione noi sappiamo benissimo con chi parliamo, parliamo con una persona fatta uomo, quindi una persona che ha le nostre stesse capacità, le nostre stesse potenze spirituali e animali e vegetali, la stessa vita vegetativa, la stessa vita sensitiva, la stessa vita intellettiva e volitiva, Gesù Cristo. Quindi non solo lui ci capisce e ci parla, ma ci dà anche la possibilità di conoscere, tanto per cominciare, se stessi. Chi prega conosce se stesso meglio di chiunque non prega. E poi chi prega, in aggiunta a questo,
quello che si dice, si legge nella legge, cercate prima il regno di Dio e il resto vi verrà dato in sovrappiù, e il resto viene dato in sovrappiù. Il capire certi problemi difficili, il ricomporre certe amicizie traballanti, non c'è niente come la preghiera che possa avere l'effetto di risanare tutto questo. Non devi credere a me, ma prova e vedrai, perché queste sono cose che si apprendono con esperimento, sono cose sperimentate. E io ho letto un libricino di San Giovanni Bosco, non scritto da lui, ma qualcuno che riporta i suoi insegnamenti, e lui dava delle indicazioni su come pregare. Sì. C'era proprio un, come dire, sono dei principi. Beh, innanzitutto su cose a parole semplici, però poi pregare col cuore, parlare come se parlassi a qualcuno che è là presente con te. Esattamente. Ma che è là presente con più te. Che parlare è farlo parlare. Sì. Farlo parlare. Che però è là presente. Sì, la presenza. È un dialogo. È un dialogo con la seconda persona della Trinità, fatto uomo, Gesù Cristo. Io mi ricordo altre tradizioni religiose questo non l'hanno. Quindi, per esempio, i musulmani, tu non sai a chi pregano. Pregano a Dio, però in un timore riverenziale, non è una amicizia, non è una ad cor loquitur, che era il motto di John Henry Newman. Il cardinal Newman aveva questo motto nel suo stemma episcopale, motto che si era fatto lui, che non viene alla scrittura. Ma si è fatto lui perché si rendeva conto dell'importanza della preghiera. Il cuore parla col cuore, e parla al cuore, e questa è la preghiera. Quindi queste due indicazioni già sono, dicevamo, col cuore, ma si riesce a capire che significa, sì, e poi con qualcuno che presenta la cosa. Con qualcuno che presenta la cosa, esattamente. Questa non è la qualcosa di questa è la preghiera. Di astratto.